Yolanda Zip. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Allora, avete letto dal titolo che oggi praticamente cosa vado a fare? Vi vado a mostrare degli slime che oramai io odio e straodio perché si sono o induriti o sciolti o fanno letteralmente schifo. Quindi vorrei andarli a modificare ed aggiustare con voi con i vostri metodi, quelli che mi avete suggerito voi nello scorso video della collezione di slime. Fatemi sapere se vorreste vedere i miei slime preferiti, la top 10 magari dei miei slime preferiti. O magari la top dei miei slime che odio di più, ma in questo momento ne state vedendo praticamente 5. Iniziamo con la prima persona. La prima persona che mi ha dato dei suggerimenti è lei, che si chiama Claudia Zanca. Si chiama Claudia Zanca e mi dice: aggiungi 2 cucchiaini di schiuma da barba, una goccia d'acqua. Allora, iniziamo a mettere cucchiaini di schiuma da barba. Iniziamo a stenderlo così, la schiuma da barba. Andiamo a mettere anche un goccino d'acqua e vediamo. E iniziamo a massaggiare. Madonna ragazzi, io la vedo proprio drastica per questo slime qua. Allora, ed andiamolo a massaggiare. Ragazzi, vedete come fa? Cioè, praticamente lo slime quando si indurisce, a parte che trovate comunque i trucchi e alcuni metodi anche nel mio libro, il mio libro lo trovate giù in descrizione se non l'avete ancora acquistato, se volete acquistarlo lo trovate sia su Amazon sia su IBS e sia nelle varie librerie, insomma. Oh, però aspettate, vedo qualcosa che si sta muovendo, vedo qualcosa che sta cambiando. C'è qualcosa che sta cambiando. Andiamo a mescolare così. Io poi non mi faccio scrupoli, ragazzi, voi lo sapete, vado a mescolare con le mani. Se qualcosa, magari aggiungiamo anche un altro pochino di colla, se proprio vedo che qualcosa non va. Però nel frattempo faccio incorporare bene l'acqua, però così viene un gigli fluffy praticamente. Che figo! E se andassimo ad aggiungere anche un pochino di colla, vogliamo vedere poi cosa accade se mettiamo la colla? Allora, il tuo metodo ha funzionato. Devo dirla tutta, vedi? Allora, è diventato, oddio cos'è qua, è diventato praticamente un jiggly fluffy. È diventato di nuovo molto elastico, vedete qua? Wow, mamma mia, ma è fighissimo adesso! E magari ci andiamo ad aggiungere anche 2 palline. Così lo modifichiamo proprio del tutto e vediamo un po'. Mettiamoci un pochino di colla all'interno, così. Ok, la reazione è abbastanza strana, devo ammettere. Oddio, non credevo si sciogliesse, non credevo diventasse così appiccicoso. Allora, cosa andiamo a fare adesso? Visto che è diventato praticamente così, io cosa faccio? Vado a mettere delle palline all'interno e se è ancora così vado a mettere dell'acido borico o della soluzione. Allora, mettiamo delle palline, quindi lo vado totalmente a modificare aggiungendo le palline. Vediamo un po'. Sì, va leggermente meglio anche senza aggiungere l'acido borico. Magari vado ad aggiungere altre palline. Queste qua io le ho comprate da Amazon, lo sapete. Ne vado a mettere altre. Vediamo. Ma ragazzi, adesso lo slime è diventato 2 volte anche più grande, cioè è diventato enorme sto slime. Mi direi che l'esperimento è decisamente riuscito, anche senza aggiungere l'acido borico, perché le palline hanno dato una consistenza morbidissima e fluffosa allo slime. Infatti l'hanno fatto addensare ancora di più. Ce l'hanno fatto addensare praticamente lo slime. Ed è diventato così. Vedete qua che bello! Il prossimo trucco me lo dice Giulia De Maria, che è lei, che mi dice: per gli slime duri ti consiglio di mettere acqua, schiuma per capelli, sapone schiumoso e crema. Ok, il prossimo slime duro è questo qua. Mi hai detto sapone schiumoso, crema, acqua e schiuma per capelli. No ragazzi, no, mi sono accorta adesso di non avere la schiuma per capelli, vi rendete conto? Vabbè, allora vado a mettere comunque della crema, vado a mettere del sapone schiumoso e vado a mettere poi dell'acqua.
Spero che la schiuma per capelli non faccia la differenza, nel senso che riesca lo stesso questa cosa che stiamo andando a fare. Sta avvenendo anche così, forse me la volevi far mettere per far diventare il tutto ancora più fluffoso? Però devo ammettere che il tuo metodo ha funzionato, veramente super carino e super elastico, questa cosa mi piace veramente tantissimo. Ok, allora vedete, abbiamo aggiustato ulteriormente il nostro slime, un pochino appiccicoso, giusto leggermente, quindi non so se andarlo a modificare, nel senso mettendo l'acido borico, perché c'ho paura. Allora, fatto così, mi bagno le mani e le metto nello slime. Lo slime risulta veramente perfetto, morbidissimo, non so se avete visto prima che era veramente uno schifo sto slime. Complimenti, questo metodo è stato veramente utile per me. Gli unici slime che erano duri erano questi, più questo. Infatti penso che adesso andrò a modificare questo, anche se è fatto con la colla trasparente. Ma lo modifichiamo, raga. Infatti grazie a lei, che si chiama Sofia Gardendi, andiamo a fare, non so se l'avete visto, il commento è il suo, che mi dice: aggiungi crema, dentifricio, poi se si scioglie addensalo, oppure metti l'acqua calda e poi aggiungi schiuma e crema e poi addensa. Ok, non ci sono problemi, dobbiamo andare a modificare questo. Ve lo ricordate il gelatina slime? Vedete com'è? Fa proprio proprio schifo questo, ve lo giuro ragazzi. Per non buttarlo, io vorrei modificarlo con le vostre tecniche. E quindi vado a modificarlo con la tecnica di Sofia. Sofia, qua ci vuole un miracolo per aggiustare questo slime. Allora, mettiamo il dentifricio, mettiamo anche la crema, metto anche un goccino d'acqua. Allora, vado a massaggiare il tutto. Oh mio Dio, ragazzi, mi fa schifissimo, ve lo giuro. Cioè, guardate qua che schifo. Oh mamma, ovviamente si sta sciogliendo lo slime. Ovviamente perché il dentifricio lo fa sciogliere, voi lo sapete, no? Allora vado a fare questo movimento, vediamo un po', sì, io poi vado a fare queste cose con il cellulare vicino, che se va a finire sta roba sul cellulare, oh mio Dio, c'è. Allora, lo abbiamo comunque modificato, non so se si nota, ma vedete, anche se tipo schifosissimo. Allora, siccome lo slime è diventato così, che è praticamente quasi sciolto, lo dobbiamo andare a riaddensare, però l'unica cosa positiva che mi piace è che comunque che abbiamo ripreso lo slime. Mi sono lavata le mani, vado a mettere un altro po' di colorante alimentare qua dentro, così da renderlo ancora un po' più scuro. È diventato tipo Gigli. Bellissimo, oddio. Allora, questo slime, mettendo quindi le cose che mi hai suggerito, è diventato così. Non so te, però vedete, è diventato in questo modo. Vado a mettere un altro pochino di acido borico all'interno. Oh, adesso sì, adesso sì che l'abbiamo recuperato, guardate qua. Wow, adesso sì che abbiamo recuperato il nostro slime. È un po' difficile farli ritornare comunque come prima, perché questo qua prima era trasparente, adesso è difficile perché comunque, cioè, lo sapete, no? Questo qua soprattutto, che è diventato completamente colla, cioè non so se lo vedete. Quindi io vorrei riandarlo di nuovo a riaddensare con voi, e sarà un'impresa veramente difficile. Questo ve lo ricordate qual era? Per i veterani del canale, come sempre, sapranno qual è. Questo qua è lo slime, quello tutto con i glitter dentro. Allora, ho cercato di mettere tutto in questa bacinella, non so se lo vedete, ma lo slime di per sé è bellissimo, non so se lo vedete, ma veramente veramente molto molto carino. Allora, io vorrei seguire il consiglio di una di voi, che si chiama Gebba, oddio, Gebecat Y, che mi dice: se diventa appiccicoso metti un po' di soluzione, se non si addensa aiutati con il bicarbonato, metti un pizzico di lacca e voilà. Ok, voglio andare a fare come mi hai detto tu, quindi vado a mettere il mio bicarbonato come mi hai detto tu e la soluzione, poi se non succede qualcosa vado a mettere un po' di lacca, vediamo. Vado a mettere la lacca, vado a spruzzarla. Ma qua ci vogliono 3 litri di lacca. Ragazzi, piano piano si sta riaddensando.
Anche la lacca, vedete come l'ha fatto addensare? Mi sa che è arrivato il momento di passare alle mani, alle maniere forti, quindi alle mani. Vado a mettere un altro po' di lacca. Che bello che si è riaddensato! Abbiamo aggiustato lo slime che era praticamente sciolto. Meraviglioso, cioè adoro ragazzi, veramente adoro da morire, guardate qua. Allora ragazzi, stavo pensando una bella cosa. Se questo video raggiunge almeno 8000 like, in un prossimo video vado a modificare e vado ad aggiustare questo slime da 10 kg insieme a voi. Faccio proprio un video apposito. Voi scrivetemi sotto nei commenti cosa ci possa andare ad aggiungere in questo slime, cosa vorreste andare ad aggiungere voi in questo slime, come lo vorreste vedere, se mi volete chiedere qualcosa, scrivetemi sotto le domande che mi volete chiedere. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio tantissimo ancora per i suggerimenti che mi avete dato, vi ringrazio tantissimo sempre per essere presenti, per volermi bene, vi voglio sempre tanto bene. Niente, in descrizione trovate il link del mio libro, come vi ho detto prima, del mio libro di slime, di Facebook, Instagram e lo shop delle mie magliette. Vi mando un bacione, un abbraccio e noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 per un nuovissimo video. Bye bye!